Una vita loca! Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti e bentornati a Spasso col Tringa. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Primo commento, team maglie calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna, descrizione video, Matteo Chiamenti, milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo, il mio amico che vuole andare all'Eurovision, vai Matte, vai che siamo tutti con te, tutti i miei social e il gruppo Telegram aperto a tutti. Allora ragazzi, penso che abbiate visto tutti lo short di oggi pomeriggio, scusate l'orario per il video, oggi sono stato veramente molto preso. Un saluto allo zio Pietro che ci stiamo sentendo parecchio, grande zio Pietro, ci vediamo contro l'Atalanta. Allora, partiamo dal video di oggi pomeriggio. Allora, io quando sento questi tifosi interisti pagliacci, tanto già che scrivono che sono la curva migliore d'Italia, lasciamo perdere, siete i paias più grandi d'Italia, i paias numero uno d'Italia, i numeri uno d'Italia siete voi. Poi sappiamo quello che è successo, non mi piace commentare cose di stadio sul canale, però ragazzi, definirsi migliori, la curva migliore d'Italia, interisti, io lascerei un po' perdere che è meglio. Punto numero due, sentirli parlare sembra quasi che abbiano già vinto tutto, il campionato, Champions League, poi lo sappiamo che sono i campioni della testa alta. Campioni a testa alta, quest'anno probabilmente vinceranno anche il campionato, ma non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E comunque per un tifoso è lecito crederci fino alla fine, e noi, come vi dico sempre, ci crediamo fino alla fine senza lasciare nulla indietro. Allora ragazzi, partita col Monza, è un derby, il vero derby della Lombardia è Milan-Monza, Monza-Milan, perché le merde non contano un cazzo, sto scherzando. Allora, la partita col Monza arriva dopo una splendida partita in Europa League e vedrà sicuramente un discreto turnover. Chiaramente quando si parla di turnover quest'anno non è come parlare di turnover della scorsa stagione, quando se non c'erano i titolari veramente non sapevamo che pesci pigliare. Quest'anno abbiamo tutti i giocatori di ottimo livello, quindi chi gioca sa quello che deve fare. Domani sicuramente ci sarà una quantomeno mezza giornata di riposo per Rafa Leão, ci sarà sicuramente una giornata di riposo per Olivier Giroud, sicuramente ci sarà una mezza giornata di riposo anche per Christian Pulisic, che le ha giocate tutte anche lui nell'ultimo periodo, veramente con l'assenza di Chukwueze le ha giocate tutte lui. Sicuramente a centrocampo rivedremo Isma dal primo minuto, probabilmente di fianco ad Adli, probabilmente di fianco ad Adli, con il buon Loftus lì davanti, probabilmente ci sarà una staffetta anche per Loftus, vediamo un po', potrebbe entrare Musa e Pioli potrebbe spostare Adli un po' più avanti e Musa di fianco a Bennacer, o comunque vediamo quello che sarà. Difesa telefonata con penso Theo Hernandez, sicuramente turno di riposo perché Simon Kier, potrebbe giocare Simic dal primo minuto in staffetta con Malik Ciao, o addirittura potrebbe iniziare la partita direttamente Malik sulla destra, dovrebbe esserci Florenzi, dovrebbe esserci Florenzi. Questa è la formazione che dovrebbe scendere in campo domani. Chiaramente l'ho già detto all'inizio,
probabilmente sarà mezza giornata di riposo. Oggi non ha parlato Pioli, ha parlato Paladino. Pioli non ha parlato, ma chiaramente ha parlato venerdì, dopo la partita, giovedì sera, dopo la partita con il con Rennes. Qui intanto va bene. Figa, la gente è fuori, cioè si mettono seduti su un muretto con davanti c'è cioè uno strapiombo di 40 metri che se cadi di sotto ti raccolgono col cucchiaino. Figa, va che la gente è bacata nel cervello, porca troia. Per guardare che cosa? Le nuvole. Ma come cazzo siete con me? Che cazzo aspetti? Gli alieni? Comunque è una partita che si preannuncia complicata, ragazzi. Il Monza ultimamente non ha praticamente vinto, ma non ha subito gol. Quindi sembrerebbe che abbia trovato un certo equilibrio. Sicuramente non è il Monza della scorsa stagione, anche se a livello di classifica più o meno in linea con la scorsa stagione, però manca tanto Carlos Augusto, mancano tanti giocatori che davano guizzi nella scorsa stagione. Per noi è un po' un derby, sicuramente voleranno parole grosse per le due merde interiste, per le due merde interiste come al solito. Sinceramente mi dispiace un po', volevo andare, però poi ho preferito andare domenica prossima con l'Atalanta, perché bergamaschi prima o poi li batteremo quest'anno, no? Prima o poi li batteremo. C'è un po' venuta la fobia tipo contro le merde. Facciamo fatica a batterli. L'Atalanta quest'anno è una squadra che ci mette in seria difficoltà. In seria difficoltà, facciamo fatica a batterli. Cosa ci lascia la partita con Rennes? Sicuramente un Milan più equilibrato. Sicuramente un Milan più equilibrato, una fase difensiva che sta prendendo, che sta andando, che sta funzionando. Sicuramente il fatto di mettere giocatori di gamba, oltre che di qualità per Isma, ma giocatori di gamba abituati comunque a fare la fase difensiva come Bennacer e Musa, un aiuto lo stanno dando, perché anche Musa, ragazzi, è un giocatore che in quella posizione può far bene, può far bene, secondo me può fare meglio addirittura di Adli in fase difensiva. Poi chiaramente Musa in fase offensiva è sempre che le pay, anche se ha buona gamba, ogni tanto parte per la tangente, parte, va da solo, cerca di spaccare tutto, e mi piace, a me Musa sinceramente mi piace. Younes Musa è un giocatore che ogni tanto mi esalta, ogni tanto mi esalta. Io sono convinto che per l'età che ha sia un giocatore che nel tempo possa diventare veramente veramente forte. Allora ragazzi, e alla fine il video stasera volevo fare la live, però poi ragazzi purtroppo c'ho i miei che non stanno tanto bene, oltre il fatto di non star bene in generale c'hanno anche l'influenza addosso, quindi infatti sto uscendo un'oretta adesso a sbrigare delle cose, ma stasera sicuramente starò in casa. Volevo farla live, però non lo so, è sabato, alla fine saremo in pochi, quindi sicuramente ci vedremo domani in post partita. Cosa volevo dire? Volevo dire che beh, non mi ricordo, comunque se non la dico è perché era una pirlata, insomma, se non me lo ricordo è perché era una pirlata. Comunque il video era questo, ragazzi, era giusto anche per farmi vedere oggi, visto che oggi ero un po' desaparecidos. Niente ragazzi, buon weekend a tutti, buon sabato a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ragazzi, se uscite stasera vi raccomando, piano in macchina, e se siete in macchina soprattutto non bevete, e se per caso bevete non guidate. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ricordate, su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, e ascoltate i consigli di un vecchio come me. Ciao a tutti, figo, sono diventato bravo, ciao a tutti.